Cale è l'assessore Acquaviva deluso dal sindaco Basile per il bilancio del patto territoriale, attendo chiarimenti. Consiglio comunale a Belvedere, il bilancio passa a maggioranza, il gruppo Orizzonte lancia l'allarme, l'urbanistica comunale è a rischio di legittimità. Grisolia, miracolosamente illeso il conducente della Punto distrutta nel terribile incidente del 1° maggio. Basket, la Iovita vince a Paola contro la Matchball, Coluccio, sempre più Serie D. Buonasera, erano le anticipazioni di Rete 3 News di lunedì 2 maggio in regia Domenico Imbelloni. In apertura andiamo a Scalea, si parla già di frattura e di possibile crisi di giunta dopo le vicende interne al CDA del patto territoriale. Il sindaco Basile rinvia l'approvazione del bilancio e il capogruppo di maggioranza Francesco Acquaviva esprime la sua delusione. Ci spiega tutto Gaetano Bruno. Da una decisione mal digerita alla crisi di un rapporto politico il passo è breve. Dopo la spaccatura consumatasi tra maggioranza e opposizione intorno al caso Gallullo, una più grave e preoccupante frattura sembra essersi creata nella maggioranza a Scalea tra il capogruppo Francesco Acquaviva e il sindaco Pasquale Basile. È avvenuto tutto nell'ultima riunione del Consiglio di amministrazione del patto territoriale che avrebbe dovuto approvare il bilancio al quale aveva lavorato proprio Acquaviva. Il giovane assessore tutto si aspettava, meno che fosse il suo sindaco a proporre il rinvio dell'approvazione del bilancio. Questa vicenda è il segno della bocciatura nei confronti di Acquaviva. Avevano così tuonato i capigruppo di minoranza all'indomani della notizia, invitando il giovane assessore a rassegnare le dimissioni da componente del CDA del patto e Acquaviva allora ha deciso di prendere posizione attraverso una nota stampa. La serietà che mi contraddistingue, scrive l'assessore, mi ha impedito un confronto col sindaco Basile in quella sede. Ciò non toglie che è grande la delusione di essere considerato un uomo al quale negare la propria fiducia, anche in considerazione del ruolo che rivesto in seno alla maggioranza. Tali argomenti, ha detto Acquaviva, saranno certamente oggetto di approfondimento tra me e il sindaco Basile, al quale però ho già fatto sapere che accetto la sua decisione pur non condividendola. Un boccone amaro da mandar giù per il capogruppo di maggioranza che poi si è sfogato contro i politici presenti in seno all'Assemblea del Patto. I numeri per approvare il bilancio, seppur col voto contrario di alcuni sindaci, c'erano tutti, dice Acquaviva. Lo scandalo, di cui nessuno parla, consiste nel fatto che la loro contrarietà trae la propria origine da dissapori politici nei confronti del presidente del Consiglio di amministrazione, a dimostrazione che come al solito è la politica, anzi sono i politicanti, a rovinare tutto impedendo al nostro territorio lo sviluppo che merita. Il sasso lanciato nello stagno dai capigruppo di opposizione, per quanto possa essere stato avvertito strumentale, pare abbia aver sortito l'effetto sperato. E se è da tempo che nella città di Scalea circolano voci su un'ipotesi di sfiducia alla giunta guidata da Basile, è facile immaginare come questo episodio potrà alimentarle nei prossimi giorni. E su questa vicenda è appena giunto in redazione un aggiornamento. Sono pronto a dimettermi senza alcuna resistenza se dovesse emergere l'esigenza di un cambio al vertice. La proposta è stata avanzata proprio dal presidente del patto territoriale, Salvatore Paolino, durante l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'ente. Le dimissioni, ha spiegato Paolino, potrebbero essere una soluzione per ricomporre le polemiche interne all'assemblea che, a giudizio sempre di Paolino, sono ingiustificate dal momento che l'ente vanta un bilancio 2009 inattivo di ben 65.000 euro. Secondo indiscrezioni, in caso di dimissioni di Paolino, potrebbe essere proprio il consigliere comunale di Scalea, Francesco Acquaviva, il favorito alla successione. Restiamo a Scalea perché è previsto per domani pomeriggio alle 15 l'avvio del progetto Fare Impresa Sociale nella sede del Centro Donna realizzato dall'amministrazione comunale con il contributo della provincia di Cosenza. All'incontro interverranno l'assessore alla pubblica istruzione Giuseppe Forestieri ed il consigliere con delega ai servizi sociali Angela Riccetti. L'obiettivo di Fare Impresa Sociale, scritto in un comunicato dell'ente scaleoto, è proporre ai giovani il passaggio alla vita attiva orientata verso il lavoro autonomo. Con particolare attenzione, prosegue la nota, riguardo al sociale, il progetto è un punto di forza per la risoluzione del problema disoccupazione. Il corso prevede 24 ore complessive con testimonianze concrete di casi imprenditoriali già operanti con successo sul territorio. Fra i temi principali che verranno affrontati, bilancio, rendicontazione e budgeting, terzo settore, no profit e fisco, fundraising e marketing sociale, normativa in materia di cooperative in genere e cooperative sociali. Gli obiettivi, hanno sottolineato Forestieri e Riccetti, verranno raggiunti tramite l'ausilio di docenti ma anche attraverso l'intervento in aula di imprenditori di successo
operanti nel sociale che parleranno anche della loro esperienza. Si vuole cercare di dare gli input giusti alle giovani donne per maturare una coscienza dell'impresa e del business che le conduca, conclude la nota dei due amministratori di Scalea, in autonomia ad individuare un progetto tecnico e la relativa occasione di lavoro e guadagno. Il comune di Santa Maria del Cedro procede all'assegnazione dei lotti dell'area PIP nella zona La Bruca. Le richieste per l'assegnazione dei lotti, informa il sindaco Giuseppe Aulicino, potranno essere presentate entro il 28 maggio prossimo da piccole e medie imprese individuali o collettive per esercitare attività artigianali, industriali e commerciali. Gli interessati possono ritirare presso l'ufficio tecnico del comune di Santa Maria del Cedro copia del regolamento per l'assegnazione e i moduli per la presentazione delle domande. I lotti, precisa infine Aulicino, sono due, uno da 1500 metri quadrati e uno da 2000. E ora passiamo a Belvedere, perché venerdì scorso si è tenuto il Consiglio Comunale. In aula passa a maggioranza il bilancio consuntivo 2010 e una nuova lottizzazione a Castromurro. Ma per le opposizioni tutte le delibere in materia urbanistica sono a rischio di illegittimità nel servizio. Vediamo il perché. Il Consiglio Comunale di Belvedere approva il bilancio con il voto favorevole di parte dell'opposizione, mentre il gruppo Orizzonte solleva il dubbio che qualsiasi decisione urbanistica potrebbe essere illegittima. La seduta consiliare di venerdì 29 aprile procede senza grandi scossoni, soprattutto sul primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione del documento contabile relativo al 2010, documento che incassa il voto favorevole degli 8 consiglieri di maggioranza presenti. A loro si aggiunge anche quello di Tiziano De Luca, del gruppo Insieme, che ha visto la maggioranza accogliere la sua proposta di aggiungere il cosiddetto bilancio sociale al consuntivo contabile. Voto contrario esprimono invece Riccardo Ugolino del gruppo Insieme e i due consiglieri del gruppo Orizzonte, Salvatore Cetraro e Mauro D'Aprile. Questi ultimi sostengono che il bilancio approvato dalla Giunta Granata non è stato sottoposto tempestivamente ed adeguatamente all'esame del Consiglio e non ha la prescritta relazione illustrativa. Anzi, leggendo tra le righe del documento si capisce che la proposta di delibera del Consiglio Comunale è stata scritta probabilmente appena 3 o 4 giorni prima della seduta di Consiglio. Troppo poco per rispettare la legge e per consentire ai consiglieri una ponderata valutazione del bilancio e dei suoi allegati. Ancor più delicate le argomentazioni con cui l'ex sindaco contesta anche l'attuale situazione urbanistica del comune di Belvedere. Lo spunto, la discussione del successivo argomento all'ordine del giorno, una lottizzazione edilizia da realizzare in località Castromurro. Il comune di Belvedere inadempiente, ha spiegato in aula ad aprile, perché non ha accertato che il proprio piano regolatore sia in regola con la legge urbanistica in vigore in Regione Calabria dal 2002. Il comune doveva provvedere entro 4 mesi, sostiene la Giunta Granata, e poiché non lo ha fatto all'epoca non è più tenuta a farlo. Spiegazione che non convince del tutto l'ex primo cittadino, secondo il quale al momento è impossibile, se non illegittima, qualsiasi decisione sulle lottizzazioni dei privati. Per questo l'esponente del gruppo Orizzonte preferisce abbandonare l'aula, mentre la lottizzazione viene intanto approvata dalla maggioranza presente, che data l'ora tarda preferisce poi rimandare gli altri punti all'ordine del giorno. Il comune di Praia a Mare ha emanato il bando di gara per l'affidamento temporaneo del servizio a pagamento di custodia veicoli in località Fiuzzi. Il servizio di parcheggio custodito viene effettuato in aree poste in particolare nei pressi dell'isola di Dino, in coincidenza con la stagione estiva. L'affidamento infatti è previsto per 4 mesi da giugno a settembre. Le aree parcheggio, di dimensioni che vanno dagli 8 agli 11.000 metri quadrati, verranno dunque assegnate con gara aperta a prezzi variabili dai 12.000 ai 16.000 euro e seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta in aumento rispetto all'importo di base. Le offerte dovranno pervenire a mezzo posta presso l'area lavori pubblici del comune di Praia a Mare entro e non oltre il 14 del 23 maggio prossimo. Maggiori informazioni su documentazione, requisiti necessari e altro sono ottenibili presso l'ufficio tecnico comunale area lavori pubblici e sul sito internet del comune di Praia a Mare. Cambiamo argomento, si è costituito il Comitato Interregionale Alto Tirreno per la difesa dell'acqua pubblica che lancerà la volata all'iniziativa Acqua Bene Comune in vista dei referendum del 12 e 13 giugno prossimo. La fondazione della rete Pro Acqua Pubblica è avvenuta nel recente incontro tenutosi presso il Centro di Educazione Ambientale di Verbicaro, alla presenza del sindaco del centro montano Felice Spingola, del responsabile Acqua Bene Comune per la provincia di Cosenza Alfonso Senatore e di molti rappresentanti dei comuni altotirrenici.
La rete costituita, si legge in un comunicato diffuso dal neonato comitato, ha come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione sul tema dell'acqua e della difesa del territorio. Nel corso dell'incontro costituente, prosegue la nota, sono state avanzate molte proposte che vanno da iniziative pubbliche monotematiche alle proiezioni di documentari informativi nelle piazze dei centri tirrenici, fino ad appuntamenti con le istituzioni e le scuole. Saranno inoltre coinvolti i parroci e le associazioni presenti sul territorio e realizzate iniziative di volantinaggio. Da questa campagna, conclude il Comitato Interregionale Alto Tirreno, non sarà escluso nessun comune, perché l'informazione sarà itinerante su tutto il territorio. E ora andiamo a Grisolia. Domenica mattina, attimi di apprensione per un automobilista del posto a seguito di un pericoloso fuoristrada. I particolari nel servizio di Giuseppe Miraglia. Preoccupazione, un velo di mistero per l'incidente d'auto verificatosi ieri a Grisolia, che per fortuna non ha avuto conseguenze per le persone. In mattinata una Fiat Punto Nera è uscita dalla carreggiata sulla strada statale 18 tra Grisolia e Diamante, che in quel tratto è sopraelevata rispetto alla spiaggia. E infatti l'auto è caduta dalla scarpata sfasciandosi vistosamente. Passanti e curiosi, attirati dall'autovettura abbandonata sullo sterrato, hanno allertato i carabinieri del 112, che sono giunti sul posto e hanno trovato sì l'autovettura, ma non il guidatore. I militari del nucleo radiomobile di Scalea hanno